Ciao amici, bene, una bella banana matura, la schiacciamo con una forchetta fino a ridurla in purea. Guardate, questa è la bella matura. Poi prendiamo un fiocco d'avena, possibilmente piccolino, e lo mettiamo circa 50 grammi. Op, scusate, eccomi, 50 grammi. Poi gocce di cioccolato, io ne metto circa 10 dentro all'impasto e poi un altro 5 grammi dentro direttamente al biscotto. Quindi 10 grammi. E possiamo procedere a mescolare. Quindi amalgamiamo bene gli ingredienti. Non serve dolcificare perché la banana, se bella matura, rilascia i suoi zuccheri. Questo è il composto che deve venire, quindi lo tocchiamo. Ecco qua. Prendete ora un cucchiaio. E prendetene 7-8 palline da depositare su carta forno. Ecco qua. Schiacciate poi con una forchetta e infornate 10 minuti a 180 gradi.